A Palazzo Lascaris sono stati consegnati i premi San Giovanni 2013 dell'Associazione Piemonteisa, riconoscimenti a chi ha reso grande il Piemonte nel mondo. Con il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e le tradizionali maschere Gianduia e Giacometta sono intervenuti diversi gruppi folcloristici piemontesi. L'identità del Piemonte passa anche attraverso la salvaguardia del patrimonio culturale. Secondo me passa soprattutto attraverso la salvaguardia del patrimonio culturale. Il patrimonio culturale è tutto, è il tessuto connettivo di ogni azione che si possa fare a vantaggio del Piemonte e della sua identità. Sottolineo semplicemente che si deve parlare di tanti Piemonti, non di un unico Piemonte. L'identità del Piemonte è nella sua varietà, è nella sua ricchezza e io credo che nel capire questo la cultura sia un valore decisivo. Il premio San Giovanni 2014 celebra anche una comunità importante a Torino in Piemonte, quella dei friulani. Sì, la presenza dei friulani qui è da diversi decenni, il Favolare è stato fondato nel 58, ma naturalmente l'emigrazione è cominciata molto prima e i friulani naturalmente hanno dato un grosso contributo a questa città e in questo momento effettivamente ho pensato proprio anche a loro. Questo premio va, io li rappresento naturalmente che sono il presidente, ma va naturalmente a loro che hanno contribuito con il loro lavoro al progresso di questa città e a Piemonte.